Capricorno, sta pure comodo. A Luca Crovi, opla! Scrittore con cui stamattina apriamo la pagina dei gialli, e non solo nei libri ma anche cinema e teatro e televisione, dando il buongiorno a Ornella Sgroi. Buongiorno Ornella. Buongiorno a voi, buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo, buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno, e è un buongiorno che abbiamo detto inizia nel segno del giallo, perché vogliamo ricordare colei che viene considerata in qualche modo la regina del giallo, Agatha Christie. È un nome che è già evocativo, immagino, insomma, per chi l'ha letta, per chi non l'ha letta, per chi l'ha vista al cinema, per chi è appassionatissimo. E come mai si è imposta, è riuscita a imporsi nel tempo come regina del giallo, Luca? Diciamo che è riuscita a farlo per 60 anni, dal 1919 sino al 1978, inizia a fare delle sperimentazioni scrivendo dei racconti per la sorella nel periodo in cui lei è infermiera durante la Prima Guerra Mondiale, e questi racconti, i primi, la prima storia, è quella dedicata a Poirot, e diventerà poi il romanzo Poirot a Style Court. Sono storie che lei scriveva con la passione per raccontare l'Inghilterra nella quale viveva. In più, nelle sue storie si trovano racconti di famiglia, si trovano ricette. Era una grande appassionata di cucina e cucinava soprattutto i dolci per le nipotine. E questa sua passione per il giallo nasce dalla passione per due autori, che erano Wilkie Collins e Conan Doyle, che sono i due ai quali si sono ispirati. E poi Agatha Christie creerà due personaggi meravigliosi come Hercule Poirot da una parte e dall'altra Miss Marple. Sono due personaggi che la rappresentano, nel senso che lei era pettegola come Miss Marple, amava il tè, gli incontri con le amiche come la sua protagonista, ed era golosa come Poirot. Quindi la passione per i cioccolatini, per i dolci, per un certo tipo di cucina raffinata che regala Poirot, la prende dalla sua passione personale. Ovviamente per tutta la vita le hanno chiesto se preferiva Poirot o Miss Marple. Lei, questa spiegazione del fatto che amava molto meno Poirot, che era più amato dai lettori, ce l'ha data quasi in fin di morte, dedicando l'ultimo romanzo a Poirot, che si chiama Sipario, che non è un romanzo allegro, è forse il romanzo più terribile che si può regalare a un protagonista, mentre Miss Marple possiamo dire che fa una bella fine, cioè non è una che ha una fine tragica. E la Christie è stata la prima poi a lavorare anche con il sistema librario in maniera diversa. Regalava ai lettori un libro inedito per Natale, per cui c'erano i Christmas for Christie. È stata la prima a mettere nel cassetto l'avventura finale dei suoi eroi, perché sia quella di Poirot che quella di Miss Marple sono state scritte molti anni prima della pubblicazione. In più aveva un rapporto diretto con i lettori. Quindi una protagonista dei suoi tempi, una grande donna che aveva una grande voglia di raccontarsi e che aveva anche qualche mistero dietro di lei. Famosa la scomparsa nel 1929, in cui tutti si chiedono che fine ha fatto Agatha Christie, che scompare di casa ad Harrogate per alcuni giorni. In realtà fu una vendetta fatta nei confronti del marito, che era fedifrago. Per cui spesso trovate storie che riguardano donne che sono state con altri uomini, vendette, passioni. Non pensate che siano tutte inventate. In realtà la Christie usava molto della sua biografia dentro alle storie che raccontava. Noi ce ne andiamo in pubblicità, Luca già ci ha incuriosito tantissimo e Ornella la sentivo ridere dall'altro lato, perché poi con lei ovviamente parleremo di tutta quella trasposizione nel cinema, nel teatro. Tra l'altro Agatha Christie è la scrittrice inglese più letta e tradotta in tutto il mondo dopo William Shakespeare, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Era il 12 gennaio ma del 1976 quando all'età di 85 anni ci lasciava Agatha Christie, la regina indiscussa del giallo. Ne stiamo parlando con Luca Crovi in studio e con Ornella Sgroi collegata con noi per esaminare questa grandissima dal punto di vista appunto della scrittura, ma anche dal punto di vista delle trasposizioni cinematografiche. E a questo proposito andiamo subito a vederci Assassinio sul Nilo del 1978. Guardiamo e poi commentiamo. Lei crede di sapere tutto. Io le confesso invece che sono nel buio più assoluto. Il dottor Bessner mi ha appena detto di quella povera ragazza. Devo parlare subito con lei e anche con il signor Doyle. È importante. Io non entrerei se fossi in lei. Il dottor Bessner è molto arrabbiato. Mio caro amico, anche se arrabbiato non riuscirà a fermarmi. Io devo dire la verità, perché vede, io so... Signor Doyle, io so chi ha ucciso Louise Bourget. Cosa? Dice di sapere chi ha ucciso Louise?
Calma, calma, non strilli così, eh. Lei fra Waterborne, le proibisco di restare. Mio paziente deve riposare. Ma io devo, vede, è di vitale importanza, perché io so tutto, tutto, le senta, dico. Non io permetto che lei mi spinge a mettere Erlbogen. Signor Doyle, sappia che io, Salomé Otterburn, sono riuscita là dove uomini deboli hanno fallito. Come Segugio sono più bravo del grande Ercole Porri. Signora Otterburn, per l'amor del cielo, stia calma. E ora ci racconti tutta la storia, e dal principio. Mi rifiuto di parlare davanti a lui. E io le dico che non parlerà, verstanden? E adesso, Aus, non deve agitarsi, se no gli aumenta la febbre. Dottore, aumenterà ancora di più se non la lasciamo parlare. Ma, Herr Doyle. Ma stiamo parlando dell'assassino di mia moglie! Ornella, questa scena ci porta non solo ad Assassino sul Nilo, ma anche ad un'Angela Lansbury, di cui io ammetto subito una grandissima passione per la signora in giallo, che è venuta a mancare da poco. Una scena che un po' mette anche a chi la vede così in contrapposizione la donna e l'uomo Poirot contro questa signora così particolare che vuole risolvere. Eccola, lei, io perdonatemi, ma ho una grandissima passione per la signora in giallo e diciamo forse una delle mie più grandi passioni, ecco. Antonella, condivido pienamente questa passione, anche perché comunque possiamo dirlo, la signora Fletcher, la signora in giallo, è un po' ispirata ad Agatha Christie, è un po' Agatha Christie nel suo essere scrittrice di gialli, è un po' Miss Marple nel suo essere così pettegola, abitante in questa piccola comunità, veramente un po' sperduta, dove sembra che ci sia un morto al giorno. E tra l'altro in questa scena che avete ricordato, bellissima, di Assassino sul Nilo, questa Salomè interpretata da Angela Lansbury le apre poi anche il ruolo di Miss Marple nel film successivo, in Assassino allo specchio. E lei in questo film quasi mette, in questa scena in particolare, mette quasi da canto Hercule Poirot, lo vedete lì dietro con i suoi baffi, l'ispettore belga interpretato da Peter Ustinov, che è quasi in disparte, appunto, lui che di solito si prende la scena, viene travolto da questa donna. E in questo film ci sono già tutte le caratterizzazioni e le caratteristiche di quello che è l'immaginario cinematografico dei grandi gialli tratti dai romanzi della meravigliosa Agatha Christie, con queste scenografie d'epoca sontuosissime, costumi meravigliosi che per Assassino sul Nilo furono premiate anche con l'Oscar. In Assassino sul Nilo vediamo ad esempio Luca, il personaggio di Salomè Otterburn, che tra l'altro farà una finaccia, ma comunque insomma ci dà la dimensione anche dei personaggi stravaganti che vengono messi in mezzo da Agatha Christie per raccontare una storia da diverse sfaccettature, per raccontare anche una varia umanità, non semplicemente un assassino e una risoluzione. Sì, e poi tra l'altro questi personaggi sono in una cornice meravigliosa, perché venne girato in parte a Luxor, in una location reale. La differenza tra il film di Kenneth Branagh recente dedicato a Assassino sul Nilo e questo film... Alla mia sinistra? No, prego. È in realtà che questo primo film venne realizzato nei luoghi reali, mentre invece il secondo ha molta CG, c'ha molta ricostruzione. Per gli appassionati di archeologia è un viaggio nella storia, oltre che nelle storie dei personaggi. Tenete presente che la Christie ha avuto un secondo marito che faceva l'archeologo, e lei sosteneva che lui si era innamorato di lei perché era la cosa più antica che aveva in casa. Guarda, io credo che tu ce l'hai citato, quindi possiamo vedere proprio Assassino sull'Oriente Express. Guardiamo la versione, come dicevi tu, del 2017 in queste immagini. Ho visto la spaccatura nell'animo umano. Così tante vite spezzate, così tanta sofferenza e rabbia che fanno strada al veleno di un lutto profondo, finché da un crimine non ne scaturiscono altri. Ho sempre voluto credere che l'uomo fosse razionale e civilizzato. La mia stessa esistenza si basa su questa speranza, su ordine, metodo e le piccole cellule di materia grigia. Ma ora forse mi viene chiesto di ascoltare invece il mio cuore.
Ornella, Kenneth Branagh ingaggia, tra l'altro, cioè, già lui grande, ingaggia un cast incredibile per questo rifacimento del 2017. Regge o non regge il confronto con quello del passato? E comunque ci dà la dimensione del fatto che certi capolavori sono... quando viene fatto continuamente qualche cosa vuol dire che, diciamo, un originale o comunque quello che c'era alla base è qualcosa che va rifatto, che è grande. Sì, Giacomo, sicuramente questo adattamento del 2017 di Kenneth Branagh ci ricorda la grandissima modernità di una scrittrice evergreen che non passerà mai di moda, ma che continuerà sia a conquistare lettori sia a conquistare spettatori al cinema. Certo, Kenneth Branagh aveva un grande precedente con quale confrontarsi: L'assassinio sull'Oriente Express di Sidney Lumet del 1974, del quale riprende sicuramente l'impostazione che ha poi un po' caratterizzato gli adattamenti dei romanzi di Agatha Christie al cinema, cioè quello di ingaggiare cast stellari. Nel film di Sidney Lumet, lo vedete, abbiamo Sean Connery insieme a questo Hercule Poirot interpretato da un irriconoscibile Albert Finney, e qui invece abbiamo Kenneth Branagh che addirittura interpreta Poirot, e lo interpreta dandogli quella fortissima teatralità che poi Kenneth Branagh ama moltissimo. È grande uomo di teatro ancora prima che grande uomo di cinema, anche un po' ricamando su quel dettaglio di quei baffi dell'ispettore belga che lavora con le sue celluline grigie, appunto caratterizzando in maniera quasi proprio da maschera il volto dell'Hercule Poirot, lo vedete. E qui avete anche scelto una scena particolarmente bella, sia per suggestione cinematografica, questo piano sequenza che accompagna Hercule Poirot di spalle mentre appunto riflette sull'animo umano, che tra l'altro mette molto bene in evidenza quella che forse è stata anche l'attrattiva più grande per il cinema rispetto agli scritti di Agatha Christie, cioè questa capacità di questa donna, di questa scrittrice, di cogliere l'essenza dell'animo umano e in qualche modo anche di raccogliere e raccontare, restituire vizi e virtù di quella borghesia elegante ma complessa e complicata di cui anche Agatha Christie e i suoi mariti facevano parte. Facciamo un passo indietro, visto che sta funzionando questa cosa che Luca ci introduce alla parte dello scritto e Ornella poi commenta invece quella visiva. Andiamo al 1925, il racconto testimone d'accusa, poi trasposto cinema e teatro. Che cosa ci racconta di Agatha Christie? E ci racconta il fatto che ognuno di noi può essere colpevole. Lei sosteneva che un assassino viveva dentro di noi sempre e che la gente si stupiva e si incuriosiva rispetto alle storie di omicidio. Testimone d'accusa è una storia di impianto di tribunale, quindi è un legal thriller sostanzialmente, che sull'impianto teatrale funziona come funziona su un impianto anche televisivo o cinematografico. Il protagonista viene accusato di aver ucciso un'anziana donna, sua moglie sarà quella che dovrà testimoniare per discolparlo o per accusarlo, ma fino alla fine non si sa che cosa è successo. La cosa incredibile di quella storia, come di altre storie di Agatha Christie, come per esempio Dieci piccoli indiani, è che i lettori hanno tutti gli indizi per capire chi è il colpevole, che cosa ha combinato e quali sono le motivazioni, ma fino alla fine questi fili che sono stati lasciati scoperti non si riescono ad unire. E la cosa incredibile è che la Christie ci dimostra come ognuno di noi può essere sia Jekyll che Hyde, e dimostra come la passione per queste storie terribili continui a inchiodare sia i lettori che gli spettatori ancora oggi. Una volta si discutevano i grandi processi di tribunale che finivano sui feuilleton, questo tipo di narrativa poi è alla base dei gialli che lei ha scritto. Allora, guardiamolo insieme. Testimone d'accusa, 1957, poi ne parliamo. E lei mirava i suoi soldi? Beh, in un certo senso. Speravo in un prestito per la mia nuova invenzione. Soltanto un paio di centinaia di sterline. Sarebbe stata un'onesta proposta d'affari, nient'altro, e tanto immorale. Sapeva che era il giorno di uscita della governante? Sì, lo sapeva. Andò a trovarla perché sapeva che era sola? No, perché pensavo che si sarebbe sentita sola. È la stessa cosa, lei e la vedova solitaria, tutti soli in quella casa solitaria, col grammofono che strombettava operette.
Ha alzato il volume per soffocare le sue grida? No, quando la lasciai era viva. Ma era morta quando la governante rientrò. La casa era stata saccheggiata, secondo la stampa. Sarà stato un rapinatore. Senta, io non sono stato. Per quanto siano brutte le apparenze, non sono stato io. Lei deve credermi. Lei mi crede, non è vero? Ora sì, ma non ero sicuro. Per questo ho sottoposto a quella prova i suoi occhi e le mie arterie. Mi scusi. Ma non c'è di che. Questa, scusate, ero incantata io con i gialli. Antonella purtroppo vuole vedere tutto il film, che non abbiamo il tempo purtroppo. Hai ragione, che io sui gialli mi perdo. Ornella, tra l'altro in questa trasposizione di Billy Wilder c'è una maestria unica e la stessa Agatha Christie lo riconosce. Sì, questo Agatha Christie dichiarò che fu proprio il migliore adattamento cinematografico di una sua opera letteraria e ha probabilmente ragione, anzi sicuramente, essendo l'autrice del romanzo. Io amo moltissimo Testimone d'accusa, anche perché Billy Wilder è uno dei miei registi preferiti. Qui abbiamo visto nella scena che avete scelto questo interrogatorio, questo confronto interessantissimo tra un gigante, Charles Lafton, nei panni del l'avvocato difensore di Tyrone Power, questo marito accusato di omicidio, e non mi stupisce il fatto che Billy Wilder a un certo punto, proprio nel pieno del suo successo cinematografico legato alle sue meravigliose commedie, decide di interrompere per un attimo la sua corsa appunto nel genere della commedia per dedicarsi a questo giallo giudiziario. È un film straordinario che probabilmente conquista Billy Wilder perché ci sono dentro al romanzo della Christie un po' tutti i temi che sono cari al regista. Se lui nelle sue commedie più belle lavorava tra equivoci e travestimenti, qui quello che probabilmente conquista il regista è l'ambiguità, il tema del doppio, quello che diceva anche Luca in studio, quel non sapere mai dove sta davvero la verità, una verità che a un certo punto, nel momento in cui viene scoperta, l'unica cosa che si può fare è forse riconoscerne l'occultamento. Ecco, quindi tra maschere, ambiguità e soprattutto quell'aurea incredibile, straordinaria di un'attrice che ha fatto davvero epoca e che ha fatto storia del cinema, che è Marlene Dietrich, con quella sua aria un po' così algida, misteriosa e sensuale, perfetta per interpretare l'ambiguità che Billy Wilder ci restituisce nell'adattamento cinematografico di Testimone d'accusa. Luca, 30 secondi per chiudere. Forse uno dei segreti, diciamo, svelati e svelabili di Agatha Christie è che fondamentalmente è una che si metteva molto dalla parte del lettore, forse anche quello che riesce. Si metteva molto dalla parte del lettore e si divertiva molto a scrivere, cioè quello che scriveva era quello che voleva scrivere, non aveva qualcuno che le cambiava i testi, e capiva che il lettore doveva avere le stesse armi che aveva lei mentre scriveva quelle opere. E devo dire, io personalmente mi sono sentita proprio all'interno di un giallo stamattina, per questo ringraziamo Luca Crovi e Ornella Sgroi per questa mattinata di giallo insieme. Una buona giornata a voi, a te Luca, a te Ornella. Anche a voi. Grazie. Anche a voi. E non è un giallo, perlomeno fra poco non lo sarà, il tempo che farà quest'oggi grazie agli amici dell'Aeronautica Militare. Meteo.